Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi vedremo insieme come costruire delle password sicure e più dettagliatamente vedremo come realizzare delle password uniche, efficaci e memorabili. Un computer sicuro è un computer spento. Questa è una delle frasi più celebri dell'hacker più famoso al mondo, Kevin Mitnick, conosciuto anche come il Condor, colui che ha fatto dell'ingegneria sociale il suo cavallo di battaglia per violare una grande quantità di sistemi informatici. In contrapposizione alla citazione del Condor, troviamo però quella del professore Eugene Spafford, probabilmente più attuale. Secondo il professor Spaff, l'unico vero sistema sicuro è un sistema spento, chiuso in una gettata di cemento, sigillato in una stanza rivestita di piombo, protetta da guardie armate. Ma anche in questo caso ho i miei dubbi. Partiamo dal presupposto che nessun sistema al mondo è inviolabile. Ma allora verrebbe naturale da chiedersi, com'è possibile costruire sistemi sicuri e impenetrabili? Come possiamo proteggere i nostri sistemi se chiunque può avere accesso ai dati violando le nostre password? Innanzitutto dobbiamo iniziare ad ammorbidire il concetto di sicuro. L'obiettivo è rendere il sistema talmente complesso da violare da costringere il potenziale attaccante a lasciar perdere e a spostarsi da un'altra parte. I film di Hollywood ci hanno spinto a credere che violare un sistema, rubare dei dati sensibili, foto, video e documenti personali sia un gioco da ragazzi. Per fortuna la cosa non è così banale, a patto che si rispettino un minimo di accorgimenti per vivere la rete. La maggior parte degli attacchi condotti a sistemi informatici viene realizzata sparando nel mucchio. In rete esistono diversi portali che consentono di ricercare vulnerabilità e sistemi non messi in sicurezza per pigrizia. Insomma, a meno che tu non sia un personaggio pubblico di spicco, è difficile che tu venga preso di mira. Pensiamo ad esempio al fenomeno del furto di foto e video privati di VIP e celebrità. Queste persone sono state prese di mira poiché i loro contenuti privati hanno un valore inestimabile rispetto a quelli di un libero cittadino qualunque. Per quanto questi atti siano da condannare, queste celebrità hanno prestato poca attenzione alla propria sicurezza e ne hanno pagato le conseguenze. Rendere un sistema vulnerabile e facilmente attaccabile è semplicissimo. Irrobustirlo e renderlo più solido è ancora più semplice e soprattutto economico nel lungo periodo. Ribadisco nuovamente il concetto. Non esistono sistemi sicuri al 100%. L'obiettivo è quindi quello di costringere l'attaccante a guardare oltre. È un ragionamento abbastanza egoista, ma nella savana una gazzella deve correre più veloce della zebra affinché il leone non la catturi. Arrivati a questo punto, la domanda sorge spontanea. Come possiamo renderci invulnerabili a questi attacchi? Non si può. Tuttavia, possiamo mettere in piedi una serie di accorgimenti per tutelare maggiormente la nostra sicurezza. Il paradosso è sempre dietro l'angolo. Potremmo costruire il sistema più sicuro di sempre e cadere sotto i colpi dell'errore altrui. Ed è per questo che il primo consiglio di questo video è: non devi fidarti di nessuno. Joseph Stalin recitava: «Non mi fido di nessuno, nemmeno di me stesso». La prima regola è non dare la tua password a nessuno. In prima istanza perché oggi siamo in buoni rapporti con qualcuno e domani non si sa. Ma la regola non vale solo per questa circostanza. Potremmo dare le nostre password alle persone più buone del mondo e le stesse potrebbero cadere nella trappola di qualcun altro. Ed è qui che si consolida la seconda regola. Non eseguire l'accesso su dispositivi sconosciuti. Se inserisci le tue credenziali sul PC del tuo amico o il tuo amico lo fa per te, dopo che gli hai dato le tue credenziali, in caso di computer infetto, l'attaccante avrà accesso alle tue credenziali o alla tua sessione. La terza regola è fondamentale. Non eseguire l'accesso su reti sconosciute. Quando siete in viaggio, pensateci due volte prima di inserire le vostre credenziali in un sistema. Soprattutto se vi siete collegati all'hotspot dell'albergo. Chiunque potrebbe mettersi in ascolto del vostro traffico. La quarta regola è una regola che molti non condivideranno, ma che in casi estremi potrebbe fare la differenza. Non utilizzare password manager. Immaginate di aver salvato tutte le vostre password all'interno di un password manager e all'indomani venga scovata una vulnerabilità nel password manager che consente all'attaccante di avere accesso ai vostri dati mediante un exploit
che aggira la chiave impostata nel password manager. Come vi sentireste? Beh, non fidatevi di nessuno. Il secondo consiglio che ti do è: impara a difenderti dall'ingegneria sociale. Kevin Mitnick nel suo libro L'arte dell'inganno racconta un sacco di aneddoti sulla sua vita e di come abbia più volte eluso il sistema semplicemente sfruttando le debolezze di coloro che erano dall'altro lato della cornetta. L'ingegneria sociale consiste in una serie di tecniche volte a carpire informazioni che, prese singolarmente, sono innocue e rilevanti, ma che nel complesso permettono di forzare alcuni strumenti come ad esempio il reimposta password. Quando costruite una password sarebbe opportuno evitare di inserire all'interno della stessa informazioni alla mercé di chiunque come il nome del vostro cane o la vostra data di nascita o il nome del vostro fidanzato, eccetera. Molto spesso queste informazioni vi vengono chieste persino quando programmate la procedura di reimpostazione password basata su domande mirate. Se fosse per me, abolirei qualsiasi strumento di recupero password basato sulle domande personali, ed è per questo motivo che quando mi chiedono il nome di tua madre da nubile, rispondo Bill Gates. Non c'è nulla di cui scherzare. Immaginate di ricevere una chiamata dall'ufficio anagrafe che recita più o meno così. Salve, sono Francesca dall'ufficio relazioni con il pubblico. Stiamo facendo una verifica sullo stato di famiglia. Lei è il signor Cassano? Dopo aver annuito, l'operatore replica: signor Cassano, potrebbe gentilmente fornirmi il cognome da nubile di sua madre? E voi, che siete caduti nella trappola senza raccogliere le informazioni del vostro interlocutore, gliele servite su un piatto d'argento. Sun Tzu, nel suo libro L'arte della guerra, recitava: se conosci il nemico e te stesso, la tua vittoria è sicura. Se conosci te stesso, ma non il nemico, le tue probabilità di vincere e perdere sono uguali. Cerchiamo quindi di conoscere noi stessi e le nostre vulnerabilità, ed in seconda battuta cerchiamo di conoscere il nostro nemico. Ma chi è il nemico? Il nemico non sono solo gli attaccanti, ma anche i sistemi informatici. Quando meno te lo aspetti, ti tradiscono e lasciano scappar via quantità incalcolabili di dati, i cosiddetti data breach. Come possiamo quindi difenderci dai data breach? Innanzitutto, cerchiamo di non dare vita facile al nostro nemico. Per capire meglio le regole che stiamo per analizzare, bisogna comprendere come gli attaccanti sfruttano le vulnerabilità. Le prime tre regole dovrebbero essere applicate come un mantra. Non costruire password di soli numeri, non costruire password con parole semplici e non costruire password con parole esistenti nel dizionario. La quarta regola, non utilizzare la stessa password, è una diretta conseguenza delle prime tre regole. Adesso vedremo il perché. La quinta e ultima regola, non fornire i tuoi dati a piattaforme sconosciute, dovrebbe essere applicata in sinergia con la regola precedente. Se ci iscriviamo con le stesse credenziali a sistemi dalla dubbia sicurezza, di fatto stiamo consegnando su un piatto d'argento le nostre credenziali. Vediamo perché. Per capire come gli attaccanti sfruttano i data breach per rubare le nostre password, è importante capire come vengono memorizzate le password all'interno dei sistemi, più precisamente all'interno dei database. Ci sono alcuni sviluppatori di piattaforme web che sono delle vere e proprie braccia rubate all'agricoltura. Costoro di informatica, e più precisamente di sicurezza informatica, proprio non ne sanno nulla e fanno le cose alla buona e alla basta che funzioni. Costruiscono sistemi di registrazione e autenticazione facendo sì che le password vengano memorizzate in chiaro all'interno del database. Quando si verifica un data breach, tutte le vostre informazioni personali sono alla mercé di chiunque. Se avete utilizzato le stesse credenziali anche per altri sistemi, ad esempio per accedere al vostro home banking, siete vulnerabili in quanto un attaccante può sfruttare le stesse per accedere ovunque. Vi siete mai resi conto che nella maggior parte delle piattaforme non potete recuperare la vostra vecchia password ma solo reimpostarla? Il motivo è semplice. A differenza degli agricoltori precedenti, gli sviluppatori hanno scelto di non memorizzare la vostra password nel database. Piuttosto che memorizzare la vostra password in chiaro, hanno deciso di memorizzare un'impronta. Questa impronta viene generata da una funzione che prende in pasto la password e restituisce come output una sequenza di caratteri alfanumerici. Questa impronta viene utilizzata per verificare che la password che avete inserito all'interno della schermata di login, a seguito di una manipolazione attraverso alcuni algoritmi, coincida. Poiché queste funzioni sono ormai note a tutti, è facile costruire un database che associa ad ogni parola esistente la corrispondente impronta. È per questo motivo che non bisogna mai utilizzare parole provenienti da un dizionario come password.
In caso di data breach, basterà confrontare le impronte estratte dal database rubato per ottenere la vostra password, che magari avete anche utilizzato nella piattaforma di home banking per gestire i vostri pagamenti. Per ovviare agli attacchi brute force da dizionario, così chiamati in quanto danno in pasto le impronte, note come hash, a software che si occupano di estrarre le parole corrispondenti, si è deciso di mettere un po' di sale all'algoritmo. L'approccio più semplice consiste nel calcolare l'impronta, l'hashing, concatenando la password con una parola scelta dai programmatori durante lo sviluppo della piattaforma. Il risultato della funzione restituirà valori differenti a parità di password. La password password123, concatenata con un'altra parola, ad esempio Pippo, restituirà un'impronta differente dalla password concatenata con la parola Pluto. In questo caso, i dizionari hash diventano pressoché inutili. Adesso che abbiamo capito come le nostre password vengono memorizzate all'interno dei sistemi informatici, siamo pronti per elaborare un algoritmo personale e costruire password uniche, efficaci e memorabili. Adesso proveremo ad inventare un algoritmo funzionale per generare password da utilizzare su più sistemi. Quella che vedete qui sotto è una password pressoché imbattibile, include simboli, numeri e lettere maiuscole e minuscole, oltre ad essere sufficientemente lunga da richiedere decine di anni per poter essere indovinata da algoritmi di brute forcing. Tuttavia, una password del genere è praticamente impossibile da ricordare. L'unico modo per utilizzare efficacemente una password del genere è mediante l'uso di un password manager, ma, come vi ho già detto, io non mi fido. D'accordo, allora vediamo come costruire una password unica sufficientemente lunga, efficace e memorabile. Intanto battezziamo una parola che non esiste. Abbiamo detto che come regola d'oro dovremmo evitare di utilizzare parole da dizionario. Pertanto ne utilizzeremo una che non esiste. Noi italiani siamo molto fortunati in quanto potremmo tranquillamente utilizzare una parola del nostro dialetto locale. Dopo aver scelto la nostra parola, cerchiamo di trasformare le lettere in numeri. Ad esempio facciamo diventare le O degli 0, le I degli 1, le A dei 4 e le E dei 3. Per i più creativi possiamo utilizzare ad esempio il simbolo del dollaro per le S o quello dell'euro per le E. Date sfogo ovviamente alla vostra immaginazione. Se la parola scelta non ti permette di utilizzare i simboli, aggiungine qualcuno, un punto o un trattino basso saranno sufficienti. Adesso che abbiamo una parola composta da lettere, simboli e numeri, aggiungiamo un po' di sale per distinguerla da un servizio all'altro. Ad esempio, se vogliamo utilizzare questa password per YouTube, elaboriamo una parola chiave che ci consente facilmente di ricondurci ad essa quando navigheremo su YouTube. Ad esempio, potremmo concatenare la password attuale con le iniziali YT, oppure tradurre il nome del servizio in italiano, oppure utilizzare il dominio del servizio al contrario. Davvero, non c'è limite alla fantasia. Non utilizzare però lo stesso algoritmo a parità di area funzionale. Se un giorno dovesse verificarsi un data breach e qualcuno dovesse ricostruire il tuo algoritmo, potrebbe essere complesso proteggere tutti i tuoi account. L'obiettivo è limitare i danni e prendere tempo per poter successivamente cambiare tutte le password in nostro possesso e tenerci al sicuro. Per questo motivo cerca di utilizzare una base password diversa quando usi YouTube e PayPal. Come ultimo consiglio, cerca di ottenere alla fine della generazione una password che sia lunga almeno 8 caratteri. Gli algoritmi di brute forcing che tentano di indovinare le password a partire dagli hash impiegano molto più tempo con password più lunghe. Bene ragazzi, spero che questo video vi sia stato utile. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commento qui sotto riguardo questo approccio. Se i miei video vi piacciono io vi invito ad iscrivervi al mio canale e soprattutto ad attivare la campanellina per restare sempre puntualmente aggiornati sulle nuove uscite. Per oggi è tutto, io vi saluto, alla prossima!